Allora, la diagnosi del carcinoma basocellulare o epitelioma o basalioma, come si suol dire, è una diagnosi essenzialmente clinica, ovvero il paziente inizia a vedere una piccola lesione eritematosa che cresce lentamente, molto spesso può essere leggermente pigmentata, e questa lesione non guarisce con le normali terapie che vengono somministrate al paziente. La diagnosi clinica deve essere accompagnata poi da una diagnosi istologica, ovvero bisogna fare una piccola biopsia escisionale per asportare questa lesione che, come dicevo, cresce nella pelle e avere quindi la conferma dell'esame istopatologico che tuttora rimane il gold standard diagnostico. Chiaramente abbiamo negli ultimi anni anche delle nuove metodiche di diagnosi non invasiva, come la dermoscopia, che ci permettono di vedere un pochino più in profondità questa lesione e quindi arrivare a fare una diagnosi più accurata, una diagnosi più certa, una diagnosi più serena sia per il medico e sia per il paziente. Per quanto riguarda il trattamento, come dicevo, l'asportazione chirurgica di tutta la lesione rappresenta sia una terapia e sia un evento diagnostico, in quanto noi dobbiamo togliere tutta la lesione e questo allo stesso tempo, come dicevo, ci permette la diagnosi istologica e nello stesso tempo l'asportazione completa della lesione, quindi l'atto terapeutico. Fin qui tutto bene perché normalmente queste lesioni vengono diagnosticate in maniera molto precoce, in modo molto precoce, quindi l'asportazione è fattibile. Però purtroppo in non pochi casi il paziente trascura questa piccola lesione rossa che cresce lentamente nella pelle. E quindi questa lesione arriva ad avere delle dimensioni molto, diciamo, grandi, molto grandi rispetto anche alla localizzazione. Ricordiamo che il carcinoma basocellulare viene più frequentemente nelle sedi fotoesposte, quindi in particolare a livello del volto. In particolare a livello del volto, e questo fa sì che l'asportazione della lesione sia anche un'asportazione che va a interagire con la vita sociale del paziente perché rimane una cicatrice che può essere anche antiestetica. Quando questa lesione diventa particolarmente grossa, il carcinoma basocellulare può diventare cosiddetto localmente avanzato, ovvero talmente grande che la terapia chirurgica, il trattamento chirurgico diventa inappropriato perché estremamente invasivo, estremamente invalidante e demolitivo. E quindi si ricorre ad altre terapie come la radioterapia, ma anche la radioterapia non è scevra di complicazioni, infatti una radioterapia eseguita in giovane età fa sì che abbia degli effetti collaterali negli anni, nei decenni successivi nella vita del paziente. Quindi normalmente la radioterapia si utilizza sopra i 60 anni e per lesioni in cui la chirurgia appunto diventa inappropriata. In qualche caso, molto raro, circa l'1%, meno dell'1% dei casi, il carcinoma basocellulare può dare anche metastasi e si parla quindi di un carcinoma basocellulare avanzato metastatico, quindi un carcinoma basocellulare metastatico. Ultimamente, per fortuna di noi specialisti e dei pazienti, abbiamo un'arma in più e abbiamo una terapia medica, abbiamo una compressina che si può dare e la molecola è il Vismodegib, una molecola nuova, parliamo di target therapy, cioè andiamo ad utilizzare una sorta di bomba intelligente, cioè che va a interagire proprio dove il carcinoma basocellulare viene a formarsi, quindi a livello del DNA.